Benvenuti carissimi in questo nuovissimo video. Qui con voi è sempre il vostro carissimo Nico dei Pokémon. Come sempre benvenuti nuovi iscritti e bentornati a coloro che ci seguono sempre. E in questa settimana natalizia ricominciamo con gli spacchettamenti, ragazzuoli, perché oggi andremo ad aprire altri due bei kittini di Tempesta Argentata. È da un po' che non spacchettiamo e questi qui ci aspettavano da davvero tanto tempo. Quindi quest'oggi speriamo di andare a trovare qualcosa di decente in questi due kit di pre-release, perché di questa espansione ci manca davvero tanta robina, perché abbiamo spacchettato davvero poco. Ma prima di andare allo spacchettamento di questo fantastico set, ricordo che qui sotto in descrizione avete il mio link di Instagram e il mio card market, dove potete trovare qualsiasi tipo di carta per il competitivo che vi serve per andare a giocare nella vostra lega di fiducia. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere se in questi kit c'è l'oro. Ed eccoci qui, i nostri due fantastici kit sono qui. Qui trema tutto. C'è il terremoto? No. Ok. I nostri due kittini sono qui. Cominciamo subito, senza perdere tempo alcuno. Io non ricordo neanche quale. Mi sa che avevo aperto solo un kit di pre-release di Tempesta Argentata. Quindi qualsiasi cosa troviamo, qualsiasi altra promo troviamo, praticamente ci manca. Andiamo a togliere le quattro bustine e la promozionale, nostra prima promozionale, è un Rapidash. Tanta robina. Togliamo questo qui e vediamo questo bel Rapidash. Io non ho preso le bustine, male. Come si apre questa bustina? Avevano messo una pratica levetta, ma in realtà non la trovo mai. A quanto pare non ci sono più le levette di una volta. Allora, vediamo se riusciamo ad aprire questo pacchetto senza magari andare a rovinare le carte. Forse ci siamo riusciti, ma forse no. Forse sì, forse no, non si sa. E niente, non ci si riesce. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la levetta di plastica. Ok, mi vado a regalare prima di tutto il codicino di questo kit di pre-release e andiamoci a vedere cosa fa questo Rapidash. Carica rovente, una sola volta durante il tuo turno puoi scartare una carta energia fuoco che è in mano per usare questa abilità. Durante questo turno gli attacchi dei Pokémon fuoco infliggono 30 danni in più ai Pokémon attivo al tuo avversario. Ok, è un buon boost per i Pokémon fuoco. Tanta robina. Ma andiamo a vedere come è formato questo mazzo di Rapidash. Ovviamente tantissime energie per attaccare, tanta roba di ovviamente di tipo fuoco. Abbiamo due basi di Ponyta, ci sta, è un Rapidash, ok. E questo mazzo se la gioca anche con Sunflora, che mi ricordo che era molto interessante. Infatti puoi scartare fino a 3 carte energia della tua mano. Questo attacco fa 70 danni per ogni carta che hai scartato, quindi tanta robina. Poi abbiamo questo, cos'è? Ah, un segnalino di Astro, non può mai mancare. Sofora, ok. Gloria, va bene. Fune di fuga, sempre molto utile. Abbiamo un Vulpix, anzi due, e Nidorino, che fa con la prima addormenta e con la seconda, ok, 120, ma non può attaccare nell'altro turno. Che devo dire, arriva a 150 col potenziamento di Rapidash, quindi non male. Poi abbiamo ricerca accademica, Adriano, pesca 3 carte, il tuo avversario se vuole pesca una, ambizioni di Camilla, bacino magma, ci sta per potenziare il fuoco, e la pilla,
Ultrabull sempre molto utile, Laburno anche. Devo dire, se mi era capitato questo mazzo di kit di pre-release, sarebbe stato molto divertente da giocare, ma purtroppo non è stato questo, ma bensì il Sanflora, se non mi ricordo male. Sì, avevo trovato Sanflora, quindi niente di che. Allora, ce l'apriamo tutti insieme i pacchetti? Ma sì, ce l'apriamo dopo tutti insieme. Facciamo così, apriamoci l'altro kit, andiamo a vedere l'altra promozionale e poi ci apriamo tutte e 8 pacchetti insieme, così tutte di un fiato. Ci sta, dai, ci sta. Abbiamo altre 4 bustine, tanta tanta robina, 8 bustine per noi. E qui abbiamo la promozionale, che è un Arken, ok, e mi sa che era proprio questa che avevo trovato, però nel dubbio noi l'apriamo comunque e ce la vediamo insieme. Io qui stavolta so che c'è la levetta, anche se praticamente non l'ho aperta dalla levetta, ma va bene, aperta da sotto, va benissimo, l'importante è aprirla, quindi va bene così. Altro codicino del kit di pre-release che vi fate regalare, che su Pokémon Live è tanta robina. E poi abbiamo Archeops, che ormai conosciamo tutti benissimo, che si gioca con i Lugia, praticamente ci va a caricare di 3 carte energie speciali dal nostro mazzo, quindi tanta tanta robina. Vediamo che abbiamo anche qui energia fuoco, quindi anche qui ci sarà rapida, scienziale, elettro, energia elettro, ok. Anche in questo mazzo abbiamo l'uno per di Rapidash, poi abbiamo questo Rotom che ci serve per rimischiare le carte e fare 80 danni, niente di che. Questo Zeraora 30 danni e 30 danni in più se il Pokémon attivo è in evoluzione. Abbiamo il fossile e la base e altri 2 Archeops, ci sta. E poi abbiamo Shana come allenatrice, ragazza in kimono. Energia fortuna, ovviamente ne abbiamo 2 energie fortuna e 2 energie tesoro, anzi 3 energie tesoro, così da poter caricare con il nostro Archen, quindi tanta tanta robina. Ninetales, ok, che abbiamo già visto prima, e ovviamente Vulpix per caricarlo. Abbiamo ricerca accademica, Copiona sempre molto utile, bacino di magma, la pilla e Ultra Ball. Devo dire, meno consistente dell'altro, però abbiamo Archen, che senza un vero Pokémon che attacca con le energie speciali, direi che è davvero davvero sprecato questo Archen. Quindi ragazzi, qui abbiamo ben 8 pacchetti di Tempesta Argentata da aprire, quindi senza perdere tempo alcuno andiamo subito all'unboxing. Però siccome io non vorrei che ci troviamo qualche bella carta, ok, qui dovrebbe essere il codicino bianco, non dovremmo trovare niente di regola. Andiamo col codicino che vado a regalare, 1 2 3 4, ok. Però abbiamo anche il segnalino Viastro, ci stiamo riempiendo di segnalini Viastro oggi, direi perfetto, no? Abbiamo Golbat, ragazza in kimono che abbiamo già visto, Donphan, Fletchling, c'è un po' troppa luce, Chimeko, Feebas, Fennekin, Spinarak, ci sta la reverse di Fletchling e la rara, e infatti non abbiamo nient'altro che un Zygarde. Niente di che in questo pacchetto, andiamo al prossimo, ma prima di aprire il prossimo vediamo se ho qualche bustina qui da qualche parte. Ok, qualche bustina ce l'abbiamo, quindi va bene, non siamo a corto di bustine fortunatamente. Così se troviamo qualcosina di goloso la possiamo subito mettere in protezione. Andiamo con Tempesta Argentata con Regieleki, vediamo se troviamo
qualcosa di goloso e ancora codicino bianco, quindi mi sa che anche qui niente altro codicino che vi vado a regalare. 1, 2, 3, 4, tricchettino da 4, spostiamo questo, energia lotta, Anchucro, Raichu, Ferrothorn, Swablu, Rotom, Boneri, Dripi, Fanfi, l'alternative art di Drudigon, anzi la art gallery di Drudigon al posto della reverse, e la rara è un Milotic. Abbiamo fatto bene a recuperare subito le bustine perché ci siamo beccati una bella allenatore gallery, quindi buon per noi, buon per noi. Secondo pacchetto, un bel Drudigon allenatore, e diciamo che ci può stare, ci può stare. Andiamo con il nostro terzo pacchettino, vediamo un po', ancora codicino bianco, andiamo a regalare anche questo codicino. 1, 2, 3, 4, qui niente codice, sto vedendo tante carte con il bordo rovinato, però male male. Abbiamo energia fuoco, magari queste le spostiamo così abbiamo più spazio. Fossile sconosciuto, c'è un sacco di luce. Acqua Aranid, Stone Junior, Swablu, Rotom, Boneri, Dripi, Fanfi, la reverse di Terra Pietra, ok, e la rara è un Victini. Va bene, va bene, va bene. Direi di andare avanti. Ok, ho spento una luce così si vedono meglio le carte e mi sa che va già molto meglio. A posto. Andiamo con questo, il quarto pacchetto, giusto? Siamo a metà. Ok, codicino nero di regola. Qui ci dovremmo trovare qualcosina, che vi vado subito a regalare il codicino. E andiamo. 1, 3, 4. E vediamo un po'. Energia psico. Morpico. Cattura Roma. Slurpuff. Sunker. Clink, Petilil, Litten, Markrow, la reverse di Anorith e la rara è un, ok, un sigillo forestale. Quindi se troviamo la bustina nera, non è detto che troviamo una V, una Astro o qualcos'altro, ma possiamo trovare anche la olografica, quindi non ci dobbiamo, diciamo, pricciare più di tanto. Andiamo a quinto pacchettino, vediamo che cosa ci troviamo. E abbiamo codicino bianco, quindi mi sa che non ci troviamo niente. 1, 2, 3, 4, o magari ci sorprende, chissà. Energia buio, allenatore della palestra, Kirlia, Toraket, Dripi, Fanfi, Fletchling, Chimeko, Phoebus, la reverse di Jinx, molto fastidioso questo Jinx, e la rara è un Noivern, e a quanto pare è proprio così. Andiamo con un'altra bustina, la terz'ultima per precisione. Codicino nero, di regola qui troviamo o una Holo o una V o un qualcos'altro, speriamo qualcosa di un po' più goloso. Abbiamo codicino per voi, tricchettino a 4, e vediamo un po' se troviamo qualcosa di goloso, perché per il momento niente di che. Energia erba, Venomoth, Adriano, Lanturn, Espur, Dratini, Cinico, Meditate, Dupider,
La reverse di Lantern è la rara e ho finalmente qualcosina, ragazzi. È la rara, è un Omastar full art, ragazzi. Tanta robina. Guardate che bello questo Omastar. Finalmente abbiamo trovato di qualcosa di goloso. Quindi abbiamo sfatato anche il mito della codicino nero. Ci becchiamo un bel Omastar, anche se non era proprio questo quello che volevamo. E abbiamo gli ultimi due pacchetti. Con gli ultimi due pacchetti di oggi speriamo di trovarci qualcosina. Ma fortunatamente abbiamo ancora altri 6 pacchetti da aprire nel prossimo video. Quindi chissà. Qui codicino bianco, quindi non ci lascia alcuna speranza. Però magari qualche alternativa allenatore. Vediamo. Energia lampa, spuntino, Serena, scusate, Siglif, Litten, Markrow, Swablu, Rotom, Buneri, la reverse di Beldum e la rara è un... E niente, un Armaldo. Ovviamente non olografico perché il codicino era bianco. Devo dire che questi kit non erano per niente fortunati, ragazzi, ma per niente. Mi sa tanto che tutto il resto... Ok, qui c'è il codicino nero. Possiamo ancora sperare in qualcosa di interessante. Codicino che vi vado ovviamente a regalare. È 1, 2, 3, 4... Vediamo se c'è qualche gioia. Energia lotta, Meowstic, ancora il natore della palestra, ancora un altro bel Kirlia, un bel Vulpix, Snorunt, Fletchling, Ferrothead, Smeargle, la reverse di Claydol e la rara, abbiamo un'altra V, purtroppo non Vmax, non altro, ma... La V è un... Ok, vi devo dire, mi mancava ed è una carta davvero, davvero stupenda. OOV. Come carta in sé per sé, per il competitivo, non è per niente buona, non è chissà che giocabile, però, almeno ci siamo trovati una bellissima carta di OOV. Questa sinceramente la volevo trovare anche perché mi mancava tanta robina. Diciamo che il pool non è andato per niente bene. Abbiamo trovato un allenatore gallery e un Omastar olografico, ma diciamo il pezzo più interessante era proprio questo per la sua bellezza. E che dire, due kittini aperti non è andato, diciamo, proprio benissimo, però almeno ci siamo portati il bellissimo a casa. Diciamo che questi due kit erano un po' vuoti, ma che ci dobbiamo fare, ragazzi? Ci rifaremo sicuramente nel prossimo video con i prossimi 6 pacchetti da aprire. E quindi per questo video è davvero tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzuoli!